Amici di Monteprocida.com, siamo alla fine della partita tra Monte di Procida e Isola di Procida, è finita 1-1, di nuovo un pareggio beffa, si può dire, Russo. Ancora una volta abbiamo subito la rimonta nel finale. Sì, infatti, cioè, l'unico amarico è che, ecco qua, cioè, giochiamo noi e alla fine loro, cioè, con un tiro in porta fanno gol. Cioè, o dobbiamo fare quello subito oppure, cioè, dobbiamo fare qualcosa in più. Siamo qui con mister Citarelli subito dopo l'incontro Monte di Procida, Procida, un derby che noi abbiamo definito del mare. Allora, Monte di Procida bene nel secondo tempo, Procida ha sofferto un pochino. Sì, abbiamo sofferto un pochino, ho detto anche ai colleghi, abbiamo incontrato una squadra già molto in palla. Noi stiamo subendo un po' quella partita che non meritavamo in casa di perdere col Vulla, partita un po' particolare, siamo un po' caduti nella cosiddetta un po' di depressione tecnica, però alla fine, per come abbiamo fatto il primo tempo, il secondo tempo abbiamo il Monte di Procida ha fatto bene, però quando ha trovato il gol siamo andati un po' in bambola, però il primo tempo l'abbiamo giocato bene, potevamo anche segnare con De Rosa, però io penso che il risultato ci ha aiutato, il pareggio l'abbiamo trovato con un'ottima azione, il gol di Bottone, diciamo che pure può anche essere giusto, non è molto giusto perché secondo me il Monte di Procida ha fatto un'ottima partita. Allora noi ringraziamo ovviamente mister Citarelli, in bocca al lupo, tra cugini. Amici di Montedi Procida.com, siamo qui con il presidente Marasco, presidente dell'SD Cappella Monte di Procida. Allora presidente, questa squadra ha pareggiato, ha subito di nuovo un pareggio in extremis, però ha giocato bene, ha dominato questo Procida, possiamo dire. Sì, nettamente abbiamo dominato la partita. Se abbiamo sbagliato troppe occasioni, la partita bisognava chiuderla già all'inizio del secondo tempo, già dovevamo avere la partita in pugno. Invece purtroppo ci è andata male, dobbiamo avere più determinazione, nonostante però i nostri giocatori hanno dimostrato veramente di voler fare un grande bene questo campionato. Noi siamo molto fiduciosi e ci aspettiamo che più in là raccoglieremo i frutti. Purtroppo anche ci ha penalizzato anche l'espulsione di Meli, insomma, parecchi falli su Arenella non sono stati fischiati, ma questo non comporta niente, non ha implicato niente, insomma, sul risultato. Però sono cose che poi in campo a volte i giocatori queste cose ne risentono. Amici di Montediprocida.com, siamo con Giorgio Ciotola, difensore centrale della SD Monte di Procida Cappella. Giorgio, un'ennesima rimonta nel finale, che cos'è che non è andato in questo finale? No, non è che non dobbiamo stare a dire cosa è andato, cosa non è andato. Diciamo che la prestazione c'è stata, noi ci siamo stati in mezzo al campo, l'avete visto tutti, penso. Abbiamo giocato, penso, da oggi la migliore partita fino ad ora, quindi diciamo bene, purtroppo sembra una maledizione, prendiamo un tiro e purtroppo ci fanno gol. Ed è un po' amaro perché fare sacrifici tutta la settimana e vedere che le cose vanno bene, poi purtroppo per un singolo episodio non ti vanno come vuoi, è un po' dura perché a quest'ora stavamo festeggiando per un paio di minuti, non abbiamo portato a casa il risultato, però bene perché la squadra c'è, siamo compatti, siamo tutti uniti. Se Samarco là sta un po' giù, vi faccio i complimenti per la partita perché ha giocato davvero bene il nostro capitano. Amiche ed amici di Montediprocida.com, siamo qui sempre a Baia, al Toni Chiovato, dopo la partita, il derby del mare tra Monte di Procida ed Isola di Procida. Abbiamo con noi l'inviato del Corriere dello Sport Tutto Campania, Greco Procolo. Allora Procolo, come hai visto la gara? Noi abbiamo visto un Monte in buona forma, gli ultimi minuti però sono sempre un po' traballanti. Io ho visto una squadra che soprattutto nel secondo tempo ha prodotto una grande mole di gioco. Diverse sono state le occasioni che anche con Aloe, con lo stesso Di Matteo, con Arenella che sulla sinistra ha spinto bene. Ho visto una squadra che rispetto all'anno scorso forse imposta meglio l'azione, riesce a forse anche una maggior capacità di arrivare al limite dell'area. Gli ultimi minuti sono stati fatali, così come sono stati fatali col quarto. Non so, credo che sia forse un problema o di concentrazione, non credo sia una mancanza di carattere, perché la squadra il carattere lo dimostra durante tutta la gara. È una squadra che quindi imposta, non ha paura dell'avversario, gioca viso aperto, però gli ultimi minuti
insomma difettano, difettano, hanno, hanno diciamo, un difetto che va corretto, ma che si può correggere, non credo sia un problema grave, forse anche con l'amalgamarsi dei nuovi che sono arrivati, quindi ci sono buone speranze per il futuro. Proprio secondo me anche un po' di paura, no? Quando inizi a prendere questi gol negli ultimi minuti, la paura di vincere è sempre lì dietro l'angolo. Esatto, forse sì, è un problema che li sta condizionando e che si portano addosso, ma è una paura che devono riuscire a superare e sono convinto che ce la faranno. Sul versante Procida ho visto una squadra quadrata, ha fatto pochino in questa partita, però riuscire comunque a strappare un punto qui al Toni Chiovato è un buon risultato. Era una partita non facile per loro, infatti nel secondo tempo hanno sofferto, nel primo tempo bloccati la partita in generale, hanno trovato un gol, definire no, fortunoso no, però hanno trovato un gol che li ha salvati in extremis e gli ha fatto trovare un punto importante per la classifica, importante per il morale, però dal punto di vista del gioco nel secondo tempo hanno sofferto. Dopo le parole di mister Citarelli abbiamo qui con noi il mister invece della SD Monte di Procida Cappella Calcio. Allora mister Ambrosino, cerchiamo di analizzare due cose, una cosa positiva il gioco del Monte di Procida, una cosa negativa questo benedetto risultato. Sì, infatti il risultato non premia la prestazione, purtroppo siamo incappati di nuovo nei minuti finali quando sembravamo che il risultato pieno lo portassimo a termine. Una leggerezza, forse un po' di attenzione, concentrazione è venuta meno, abbiamo subito questo gol nei minuti finali come domenica scorsa. È un peccato perché i ragazzi si stanno dedicando, si stanno dando il massimo per questa maglia, per questa ambizione che noi abbiamo. C'è un grande rammarico per questi punti persi, se c'è una giustizia divina, parlo calcisticamente ovviamente, sicuramente a fine anno dovremo compensare qualche risultato, tra virgolette rubare qualche risultato, perché è assurdo perdere dei punti per strada in questo modo. Fa male perché i ragazzi sono molto giù, però se c'è il gioco come c'è stato oggi sono convinto che i risultati verranno. C'è un grande rammarico, però va bene così, me ne vado a casa almeno più sereno perché la squadra ha disputato una grande partita. Mister, sull'episodio dell'espulsione di Mele, lei ha sentito il giocatore? Sì, ho parlato un po' col giocatore, poi mi sono parlato anche un pochino con l'arbitro per capire, diciamo che c'è stato questo applauso un pochino ironico, però allora ogni partita dovrebbe essere espulso qualcuno, perché sinceramente dobbiamo essere meno permalosi, noi allenatori, arbitri, giocatori in campo, perché se alla prima situazione ci facciamo prendere, però vabbè, l'arbitro ha deciso così, ha visto così, pazienza, che dobbiamo fare? Adesso impegno infrasettimanale, la Coppa Italia. La Coppa Italia mercoledì è un obiettivo che noi ci teniamo, perché è una competizione di valore, non è una assolutamente una perdita di tempo, ci teniamo a fare bella figura, ci teniamo ad andare avanti e sicuramente ci sarà spazio per chi ha giocato meno oggi e per mettersi in mostra e di conseguenza mettere in difficoltà continuamente l'allenatore. Grazie mister.